Siamo al varco di Albertazzi San Benigno, uno dei varchi principali del porto di Genova. Di vedere centinaia di persone che si mobilitano contro la guerra, bloccando il varco e quindi dicendo no, quelle merci lì da Genova non passano, è incoraggiante anche perché è una battaglia che non può rimanere relegata a un gruppo di lavoratori. Deve essere una battaglia condivisa dalla cittadinanza, condivisa dai militanti, dai pacifisti, dagli antimilitaristi, quindi il segno che stiamo dando oggi è anche in questa chiave qua. E la guerra comincia qui, perché qui ci sono pezzi vitali di tutto l'armamentario che sostiene l'offensiva bellica. C'è Leonardo, ci sono i grandi terminalisti, quelli che trattavano con Totti e compagnia cantante i loro affari. Sono soldi tolti alla sanità, soldi tolti all'istruzione, soldi al welfare, soldi al lavoro. Quindi mentre ci dicono che non si può avere salario minimo, contemporaneamente per mettere soldi per finanziare le guerre, continuano a essere. Noi vogliamo passare da una pura e semplice dimostrazione di solidarietà a un'azione di lotta in grado di colpire nel portafoglio chi lucra sulla guerra, sui traffici d'armi, sulle esportazioni nei confronti dei paesi che sono in guerra e così via. Cercare di allargare a settori che non siano solamente i lavoratori è anche un po' un modo di dire la città di Genova si riappropria di un proprio spazio come il porto di Genova. Noi lavoriamo per un grande movimento internazionale contro la guerra che poi usi tutti i sistemi che si vogliono, vorrei essere più incisivi per cercare veramente di bloccare questa macchina infernale che rischia veramente di trascinarci tutti quanti verso il baratro.